Salve a tutti, sono Strambo e sono un sopravvissore ed oggi cucinerò per voi ceci in scatola. Qui dentro ci sono 1 chilo di ceci, vi faccio vedere i valori nutritivi, li ho scritti qui e il prezzo. 1,78 € per 2 pacchi di ceci da 500 grammi che mi forniranno a me, perché a voi non ve le forniranno, 3.510 calorie e 230 grammi di proteine. Allora, prima di metterli dentro l'autoclave, i ceci li ho precotti per 1 ora e mezzo usando solamente acqua, senza sale, senza niente, solo acqua, perché se ci metto il sale durante questa precottura, insomma quando si fanno di solito i legumi bolliti, il sale ci si mette a fine cottura. Ora, di solito quando faccio i ceci, qualsiasi legume per casa, io un po' d'aromi, per esempio della salvia e dell'aglio, ce li metto durante la cottura, via via li assaggio. Fate conto che per i ceci, che sono fra i legumi un pochino più tosti, vanno cotti all'incirca un paio d'ore a fuoco basso. Poi dipende anche da come vi piacciono. Questi qui che li ho precotti adesso, li ho precotti per 1 ora e mezzo, perché dovranno stare per 90 minuti dentro l'autoclave a sterilizzarsi. E siccome la sterilizzazione avviene tramite il calore, quindi diciamo che cuociono 2 volte. Li ho cotti 1 ora e mezzo e è la prima volta che li faccio, e io non ho problemi con i legumi se non sono un attimo un po' più cotti e un po' più morbidi. Qui ho messo l'autoclave con un po' di acqua dentro, vi faccio vedere, c'è un segno di livello, sono poco più di 3 litri d'acqua a preriscaldarsi, così che insomma raggiunga la pressione più rapidamente. E adesso andrò a sgocciolare i ceci, andrò a pesarli da sgocciolati, se vogliamo fare un paragone. Io sono curioso, anche se non ho una scatola di ceci comprati, quanti ceci sgocciolati ci sono in 1,78 € centesimi di spesa. Si dovrebbe leggere, sono 2176 grammi sgocciolati. E una cosa che mi raccomando, l'acqua di cottura, che poi è la stessa acqua che ho usato per tenere in bagno i ceci, non va buttata via, perché è utilizzabile anche questa qui in un certo qual modo. Poi questa è una cosa che comunque ve la farò vedere in un prossimo video. Qui mi sono preparato 12 vasetti per ora, eventualmente se ne servono di più ce ne ho dell'altri. Questi ieri li ho sterilizzati, nel senso li ho messi a bollire con dell'acqua, sia i vasetti che i tappi, che vi faccio vedere ora pure il casino che c'è in cucina. C'è la mia scorta di vasetti per fare video di Strambo, perché sono in trasferta, e anche lì ce n'è dell'altro. Quello è il tappo
dell'autoclave. Quando andremo a riempire il vasetto, tante volte è una cosa che la volete fare anche voi a casa, cercate di restare a questo livello qui, proprio un pelo sotto dove incomincia a stringersi la bocca del vaso, di non fare vasetti pieni fino all'orlo, anche perché poi cuocendo nell'autoclave, se si riempiono troppo, tendono a straboccare, qualche volta anche a rompersi. Io una cosa che mi raccomando quando andiamo a fare questi lavori qui è, uno, di essere puliti, due cose mi raccomando di fatto, e tre, essere pazienti, lavorate senza fretta, perché tanto anche se ci abbiamo fretta moriamo lo stesso, perché non ce la prendiamo e ci verranno le cose meglio, senz'altro. Ne riempio due di ceci, intanto che non vi voglio tenere annoiarvi. Adesso ci ho messo gli odori come se li avessi cotti solamente in pentola, a fargli finire la cottura. E per fargli finire la cottura, io, se li facessi in pentola, quando è finita la cottura metterei il sale. Però siccome ho paura che mettendoli nell'autoclave mi restino un po' duri, allora ho deciso il sale di non metterlo, di metterli a sterilizzare senza sale. Adesso vado ad aggiungere l'acqua prima di metterli nell'autoclave. Comunque, ecco, questi sono i vasetti quasi pronti. Vi ho lasciato gli ultimi due per farvi vedere come li ho riempiti. Un pochino d'aglio, una fogliolina di salvia e niente sale. Ho deciso di non usare il sale. Poi vedrò eventualmente alla prossima cotta. Di questi vasetti che ho usato da 300 millilitri, scusate, ce ne starebbero 33 vasetti, e per un chilo ho usato 13 vasetti, 15, quindi 2 chili di ceci ogni cotta, 2 chili e mezzo sarebbe la quantità giusta per far viaggiare l'autoclave a pieno carico, diciamo 2 chili e mezzo. Allora, adesso ho acceso il fornello e aspetto che esca il vapore da questo caminetto qui, che vuol dire che l'acqua bolle, dopodiché aggiungerò questo peso alla valvola e dovrò stare a aspettare 90 minuti che arrivi a una pressione da 12 a 15 psi, che siccome questa è una cosa americana che da noi non si trova, allora loro lavorano in pound per indice quadrato come unità di pressione, che esattamente non lo so a quanto corrisponde da noi. Ora incomincia a bollire, si vede da questo tappino qui, e aspetto che vada in pressione e devo controllare il fuoco. Ora, siccome i ceci sono un alimento che ha il pH piuttosto alto, quindi quando andiamo a lavorare questi alimenti con il pH più alto, come legumi,
verdure anche hanno tutte pH piuttosto alto. Carne e pesce dobbiamo usare tempi di sterilizzazione e pressioni più lunghe e più alte, pressioni più alte e tempi più lunghi. Mentre se andiamo a sterilizzare degli alimenti acidi, anche una pressione di 11 psi per una mezz'oretta, 40 minuti, una cosa sufficiente. I ceci sono quasi pronti e questa è la parte pallosa del lavoro perché devo stare a controllare che le fiamme della cucina che abbiamo qui sono parecchio più alte di quella che ho a casa a Macerata, sicché ora sta con la fiamma del pilota quando arriva a 12 psi, metto al minimo. Ora al minimo, così per tutto il tempo. Quando sento che incomincia a soffiare, che arriva verso 14 psi, sfiata un pochino da quella valvola lì, allora prendo e spengo e lascio a pilota. È una cosa che ci so a tanti tempi morti, quindi se fate questo lavoro qui, prendetevi un bel libro da leggere o qualcosa, come volete voi, che è veramente palloso. Quella che sto per fare ora è una cosa che voi non la dovete fare mai comunque, ma siccome sta per arrivare gente, allora c'ho da finire il video prima che posso. Mai non si fa. Qui c'è un pistolino che quando è calato tutto si può aprire il coperchio dell'autoclave. Questo coperchio qui era serrato male, infatti mi ha traboccato e lo andrò a assaggiare stasera. E vi faccio vedere che ha sporcato un attimino l'acqua. E questi ceci che sono andato a cuocere oggi saranno i ceci che mangerò per tutta la prossima settimana, per la mia sfida dei 10 euro di da mangiare per una settimana. Ci vedremo presto. Ciao a tutti da Strambo e ci vediamo al prossimo video.